dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi la regina dell'operetta, Cosetta Gigli. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Ascoltatori di Radio Free Station, un grandissimo rientro qui sulla nostra radio, nel mio salotto, nel salotto di Mirtilla, con la grande Cosetta Gigli. Cosetta, tu ci sei? Ciao, ci sono, per modo di dire. Ciao a tutti. Sì, sappiamo che sei appena rientrata a casa, che so anche della tua meravigliosa tournée che stai facendo in Sicilia, ma sappiamo anche di tutto ciò che tu hai fatto in TV. Hai fatto piangere tantissime persone di allegria, di contentezza. Nel senso buono, è normale, perché vederti comunque in TV è tutt'altro, insomma, che sentirti nelle varie radio dove tu spesso e volentieri sei ospite, o sbaglio? Ma sai, la televisione è sempre un buon mezzo per arrivare alle persone, ecco, magari la gente, anche quelli che non mi conoscono, così hanno la possibilità o la noia, ecco, di vedermi, ecco. Io sono contenta di entrare nelle case delle persone, perché almeno così io non posso vedere loro, ma loro vedono me. ma noi siamo felicissimi, perché insomma vedere, io dico sempre, una soprano, ma soprattutto una bella ragazza, perché tu comunque, grazie, ecco, ti fai voler bene dalle donne e dagli uomini, e quando le donne ti vogliono bene vuol dire che veramente dai tanto, dai tanto anche dal punto di vista umano, no? Quando la dolcezza che tu hai nel volto, negli occhi, e questo comunque a noi piace tantissimo. Senti, come sta andando il tour che stai facendo in Sicilia? So che sei stata molto impegnata. Sì, sono stata impegnata perché tra l'altro sono tornata ieri, oggi è mercoledì, no, sono tornata l'altro ieri, benissimo, 2 giorni fa, e ho interpretato una commedia nella quale io facevo una vecchia un po' rintronata. Ah. Sarà stato difficilissimo comunque truccarti da vecchia, o no? Facevo la vedova Altavilla, un personaggio molto, molto sopra le righe, ecco, per cui è un ruolo che mi diverte tantissimo, ecco. Poi affiancata da tutti gli altri, che una gran bella compagnia di persone molto allegre, molto gioviali, capeggiate da Donata Indaco, che è la nostra produttrice, e insomma è stata anche questa una bellissima esperienza. Peraltro una commedia che io avevo già rappresentata già altre 3 volte. Ah, ecco. E anche questa volta ha avuto un bel pubblico, giornata di domenica è stato sold out, quindi è andata molto bene, ecco. Certo. La gente è rimasta contenta, poi io ho cantato, e tra l'altro ho cantato anche il mio ultimo pezzo, in fondo, che Se amore ci sarà, quello di Luigi Mosello e di Massimiliano Sismondo, che è un pezzo veramente molto molto bello, ecco. Quindi lo faremo ascoltare. Sì. Senti, e cosa chiederai a Babbo Natale per il 2019? Un anno come il 18, oppure hai qualche sogno ancora? Ma io i sogni non bisogna mai smettere di sognare, quindi per cui io il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter appunto avere anche la possibilità di partecipare a una trasmissione, magari come personaggio, diciamo anche fisso. Ecco, per poter appunto far capire alle persone che
si può ancora ascoltare, no? E fruire di brani e di sketch d'operetta, ecco, perché penso che sia comunque un genere teatrale che può dare tantissimo ai giovani e alle persone meno giovani, e certo, anche ai bambini diversi tutti quanti. Certo, dobbiamo dire comunque che tu con la tua voce, con il tuo personaggio, stai riportando veramente l'operetta ai grandi livelli, cosa che stava decadendo un pochettino. Quindi grazie a Cosetta Gigi, se noi abbiamo l'opportunità di rivedere la bellissima operetta degli anni 80-90, no? Quando tutti davanti al televisore a vedere i vari cantanti che oltre a cantare recitavano anche, perché l'operetta è fatta anche di questo, no? Sì, anche ballare, ci sono diverse veramente arti che si abbracciano, no? Quindi è un'unione di tutte queste, diciamo, performance. Certo. Diciamo così, Senti Cosetta, io ti ringrazio per essere intervenuta, so che sei appena rientrata, sei ancora con il cappotto, con i guanti. E... sì, perché qui c'è un freddo della miseria. Sì, ti do un abbraccione grande. Molto freddo. Certo, ti do un abbraccione grande grande e ci sentiamo. Grazie sicuramente prima di Natale per farci gli auguri. Ecco, va bene, prima di Natale più che volentieri, così ci facciamo gli auguri e potrò così anche fare gli auguri e estenderli a tutto il pubblico, che spero continuerà ancora a seguirmi. Per quelli che ancora non lo fanno, spero che sicuramente lo faranno. E allora andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano, Se amore ci sarà. Grazie Cosetta, un abbraccione da parte mia. Grazie a te Mirtilla, sei sempre molto gentile e molto carina. Grazie, ciao. Anche tu, ciao, grazie, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. In questo lungo viaggio so che incontrerò sorrisi, piante e mille più sorprese, non tutte con i fiocchi, alcune anche impreviste, ma sempre figlie della vita. Se un giorno mi diranno attenta a non fidarti, avrò dentro di me un risentimento. Io credo ancora all'uomo, io credo ancora all'aria ed al perché di questa terra. Ma il vento so, mi sussurrerò. Coprirà gli sguardi di chissà cos'è la sofferenza di una guerra e di un bambino che non può saper perché nessuno gli fa compagnia.